All'interno di questo video andremo a vedere dei nuovissimi boss e nuove armi mitiche introdotte tramite il nuovo aggiornamento qui all'interno di Fortnite. Qui sul canale sto regalando tantissimi pass battaglia per la season 8 di Fortnite. Se anche tu vuoi avere la possibilità di vincere un pass battaglia della season 8 è molto semplice. Iscriviti attivando la campanella, commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. E se ti va, mandami la foto o taggami su Instagram, così ti andrò a repostare. Ma prima di iniziare andiamo ad inviare questa bellissima skin derivestiva proprio ad un fortunato fra di voi che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva. Lascia sempre un bel like e non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato di oggi esattamente è lui, quindi andiamo a selezionare la scatola regalo. Mettiamo questa qui già, la facciamo conferma, acquisto un dono. Invio dei regali in corso, vediamo se gli arriva. E dono inviato, ho inviato un dono a ReinaPazzo05. Quindi spero ti diverta con questa bellissima skin. Ed inoltre mi raccomando, chi vuole può anche inserire qui all'interno del supporto un creatore il mio codice creatore Daccini. Se li inserisci mandami la foto, taggami su Instagram, così ti andrò a repostare. Quindi partiamo subito e come potete ben vedere ci troviamo proprio qui all'interno della mappa, perché pochissimi giorni fa tramite una specie di aggiornamento segreto sono state implementate ben due nuovissime armi mitiche qui all'interno del gioco. Infatti la prima arma dovrebbe trovarsi più o meno qui vicino e come potete ben vedere è proprio l'arma di Carnage, la skin livello 100 di questo pass battaglia, che come già detto potrebbe essere che verrà inserito come boss all'interno della mappa in un prossimo aggiornamento, come boss o anche come NPC ad esempio, come è successo per Superman scorsa stagione. Infatti ecco qui, in pratica dopo che si chiude o dopo che ci viene indicato il primo cerchio della safe, ci appare proprio nella mappa. Infatti abbiamo sia il superpotere di Carnage e poi abbiamo anche quello di Venom. Infatti ecco qui, si trovano proprio qui vicino nella mappa. Poi ovviamente ogni partita cambia la loro direzione. Ovviamente andiamo ad estrarre, c'è scritto proprio estrae, quindi andiamo ad estrarre. Ed ecco qui, ve lo possiamo anche avere come backpack. Ecco qui l'arma mitica di Carnage, vediamo come funziona. Ok, distrugge un bel po' di cose, quindi perfetto, ci sta come arma. Adesso andiamo a prendere anche quella di Venom, che anche se si è introdotto nella mappa. Per quella dobbiamo spostarci un po' più in là, come già detto anche prima, però queste non sono le posizioni definitive, perché ogni singola partita la loro posizione può cambiare. Quindi andiamo appunto a prendere anche quella di Venom, e come già vi dissi in un precedente video, queste due armi mitiche erano proprio pronte ad essere rilasciate. Io pensavo che appunto Epic le andasse a rilasciare nel prossimo aggiornamento, la patch 18.10, però evidentemente non è stato così, perché Epic ha deciso di rilasciarle proprio così di botto. Infatti qualche giorno fa sono state rilasciate all'interno della mappa e adesso le possiamo trovare. Infatti utilizziamola ancora quest'arma, vediamo quanto distrugge, vediamo cosa distrugge. Ok, davvero molto molto forte quest'arma. In teoria quella là di Venom dovrebbe essere quasi identica, almeno in quello che fa dovrebbe essere quasi identica. E comunque questa qui di Venom non è la stessa arma mitica che era presente nella season 4, quindi sono due armi mitiche completamente diverse. Infatti si chiama proprio Simbionte Carnage. E qui possiamo anche prendere quella di Venom, quindi andiamo a estrarre anche questo, vediamo cosa ci dà. E ci dà il simbionte di Carnage. Ok, possiamo utilizzare solamente una di queste due armi, quindi non le possiamo avere insieme. Andiamole anche a rivedere meglio, eccole qui. Quindi abbiamo il simbionte di Venom e il simbionte di Carnage. Come già detto, questi due personaggi è possibile che nel corso della stagione, nel corso degli aggiornamenti, vengano implementati come veri e propri boss all'interno della mappa, oppure come NPC, come è successo per Superman scorsa season. Quindi è possibile che avremo, non so, un boss di Carnage oppure un boss di Venom, o semplicemente un NPC dove potremmo prendere queste armi. Quindi davvero molto molto interessante. Fatemi sapere se voi vorreste questi boss all'interno della mappa. Purtroppo non possiamo portarci tutte e due. Proviamo anche l'arma di Venom, che sì, in pratica è identica a quella di Carnage. Possiamo anche switcharle, però non possiamo, ok, utilizzarle. Dobbiamo per forza aspettare i 7 secondi. Comunque due armi mitiche molto molto interessanti, che vi dissi proprio sarebbero state introdotte all'interno del gioco. E a parer mio ci sta molto. Sembrano anche abbastanza OP. Proviamo magari a costruire
muro, vediamo cosa accade. Facciamo in questo modo. Perfetto, perfetto. Facciamo in questo modo. Ok, toglie molto più di 150. Quindi ci sta, può distruggere un bel po' di cose comunque. Quindi ci stanno queste due armi mitiche, fatemi sapere se voi le avete provate. E come già detto è possibile che nel corso di questa season, nel corso degli aggiornamenti, vengano anche implementati magari o il boss o l'NPC di Carnage, oppure potrebbe essere anche implementato appunto quello di Venom. In questo caso abbiamo preso l'arma mitica di Venom, abbiamo lasciato quella di Carnage, perché questa arma mitica di Venom ci fa anche andare più veloci, quindi possiamo correre e arrivare più velocemente in safe. Quindi ancora meglio, ha moltissimi vantaggi quest'arma, oltre il fatto che diventa anche uno zainetto, quindi ci sta comunque. È davvero molto molto utile, quindi se avete la possibilità venitela a prendere all'interno della mappa. Dopo aver visto queste due nuovissime armi mitiche e parlato anche del boss di Carnage e quello di Venom che potrebbero arrivare nel corso della stagione, come è stato anche per Superman scorsa season che è arrivato come NPC, o anche come Batman che scorsa season era un NPC per la mappa, appunto andiamo a parlare di altre informazioni su questa season, perché sicuramente ve ne sarete accorti, ma in questi giorni, proprio domenica, è iniziato un mini evento all'interno del gioco, neanche così piccolo, perché questo evento è durato più o meno quasi 24 ore. Infatti l'evento in questione è proprio quello del risveglio del cubo. Infatti il cubo oro in pratica si è risvegliato e in questo evento dal vivo abbiamo visto come questo cubo è andato, diciamo, a dare energia ad un altro cubo viola. Quindi in pratica ha dato energia ai cubi viola, questo cubo oro, ed è stato un evento molto interessante. Fatemi sapere se l'avete visto dal vivo, ma in pratica si poteva vedere in tutte quante le partite, era una sorta di mini evento nella mappa, e comunque è stato un evento molto molto interessante. Sicuramente ce ne saranno altri perché, come ben sapete, il cubo è parte, diciamo, integranti di questa season, è proprio l'argomento principale di questa stagione. E oltre a questo mini evento del cubo oro che abbiamo ricevuto l'altro giorno, molto presto avremo anche un altro evento dove vedremo come i cubi creeranno praticamente dei loro figli. Infatti, come ci va a scrivere questo leaker Shina BR, ecco come apparirà quando il cubo creerà i suoi figli. Quindi ecco qui un piccolo gameplay a schermo su come apparirà questo piccolo, diciamo, evento in game dove il cubo andrà a creare dei suoi figli all'interno della mappa. Quindi avremo ancora più cubi, in questo caso più piccoli perché saranno proprio dei figli, diciamo. Avremo ancora più cubi all'interno della mappa e probabilmente questa cosa accadrà nei prossimi giorni o prossime settimane con un nuovo aggiornamento. Quindi penso che per verso fine season avremo una mappa completamente piena di cubi. Infatti già adesso ne abbiamo tantissimi, però sicuramente entro fine season avremo, diciamo, quasi tutti quanti i cubi che vediamo anche nel trailer iniziale di questa stagione. Andiamo ad uccidere questo lama, vediamo se ce la facciamo. Ok, ce l'abbiamo fatto uccidere il lama. Ci ha anche dato un bel po' di cose, quindi ci sta. Quindi comunque ecco qui questa sorta di mini gameplay a schermo, ve l'ho fatta appena vedere, e questa cosa accadrà nei prossimi giorni / prossime settimane, prossimi aggiornamenti. Quindi molto molto interessante l'evento in cui i cubi andranno a creare i loro figli, quindi avremo una mappa talmente piena di cubi che li potremo vedere da qualsiasi zona, in qualsiasi parte, in qualsiasi città della mappa. Prima di continuare andiamo a ringraziare ben 3 persone che mi hanno mandato la foto o taggato su Instagram mentre hanno inserito o shoppato qualcosa col mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste 3 persone che starete vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere ripostati o nei video o su Instagram, mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram, così vi andrò a ripostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potete supportare il canale. Andiamo avanti perché nel corso di questa season potrebbe esserci anche una nuovissima collaborazione con Sirahid. Dovrebbe chiamarsi in questo modo, non so la pronuncia, però in teoria dovrebbe dirsi in questo modo. Infatti questo personaggio horror è stato avvistato nel trailer iniziale di questa stagione e potrebbe arrivare nel corso di questa season. Secondo molte persone questa figura che possiamo vedere in questo trailer è proprio Sirahid. Oppure, se non sarà lui, dovrebbe essere un nuovo mostro
altro che verrà implementato in game, magari dove possiamo anche trovare il boss in quelle zone del Rift, quindi il boss del cubo. Quindi comunque molto interessante, sicuramente lo vedremo arrivare nei prossimi update, però è possibile che arriverà una collaborazione tra Fortnite e Siren Head. Quindi fatemi sapere se voi la vorreste questa collaborazione insieme a questo personaggio horror, diciamo a questo mostro, che comunque ci starebbe molto molto bene all'interno del gioco, visto che ci sono anche tantissimi altri mostri nella mappa. Oppure, come già detto, potrebbe essere semplicemente un nuovo mostro che verrà implementato all'interno della mappa. Ovviamente ci saranno aggiornamenti se magari nelle prossime settimane riusciremo a scoprire qualcosa di più su questa figura che abbiamo visto all'interno del trailer. Quindi se sarà il personaggio di Siren Head oppure se sarà un altro personaggio semplicemente che ha qualcosa di collegato a questa stagione. Comunque molto molto curioso. Secondo i leakers in ABR potrebbe anche essere un nuovo mostro cavalcabile che già la fonte anonima di Reddit ci aveva anticipato in passato tramite i suoi leaks sulla season 8. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere qui sotto all'interno dei commenti voi cosa ne pensate e fatemi sapere se vi piacciono le nuovissime armi mitiche di Venom e Carnage qui all'interno del gioco. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante queste info su nuovissimi boss di Carnage e Venom e tutte quante queste altre informazioni che abbiamo visto all'interno di questo video. Noi ci vediamo ad un prossimo video, una prossima live.